che altri da me potrebbero subito dirci dove viene fuori che la cosa spes, spes, contra spem, dov'è? Ma me lo sono sognato? A quale testo ci riferiamo? Nessuno? Nada, volevo questo aiuto. Dunque, spes contra spem. E oggi abbiamo la spem contra spes e bisogna aiutare Papa Francesco e Fracazzo Ravelletri e tutto a riflettere un istante su questo. Tutto qua. Allora, non è uno scandalo che forse questa è l'unica sede nella quale viene sollevato questo piccolo problema, quasi lessicale, all'interno di chi può avere un ripiegamento quasi chiericale e clericale nel leggere le cose del mondo? Non è il caso che questo dà la misura, lo qua, eccetera. Noi, io ridico oggi che sto lottando, ma dovrei dire, credo, da anni con altri, con un richiamo quasi quotidiano, quasi sommesso, quasi per altri direbbe il biascicamento della preghiera, spes, contra spem, e qua ci avemo tante spem. Non si possono mettere al plurale se non si capisce cosa si vuole dire. Una follia de spem che viene fuori ognuna contro spes. Fermati a spes. Ma mo famo, c'è quest'altra cosa. Guadagniamo un poco di tempo. Poi, sì, non mobilitiamo. Poi non mettiamo nel conto che il divieto del dibattito civile, del dibattito della specie umana abitante sul territorio italianofono, sta roba manco viene fuori un momentino. La spes qual era? Qual è? Quella di riferimento possibile. Magari è quella che in modo diverso nelle varie epoche e momenti si è a voce specifica, a voce se può essere ascoltata. E questo è il problema. Se a voce a che punto siamo? Devo dire che la spes oggi ve lo sto sottolineando perché sembrerebbe utile. Perché oggi, rispetto a 20 anni fa, 20 solo, manco una generazione, noi abbiamo che quasi tutti gli importanti, quasi tutti, sembrano adesso loro avere il tempo di scrivere bene, di pubblicare quello che come nostra singolarità animale quasi, come nostra singolarità storica, siamo andati scrivendo con le nostre vite, ma anche con le nostre parole, con i nostri morti, con i nostri viventi, con i nostri compresenti. Ma se no vorrei proprio dire, ma di che cazzo di spes altrimenti ci si dovrebbe occupare in questo momento anche secondo le parole con la P maiuscola, anche le parole di chi parla in nome della religiosità laica, statuale, cesarista?
Sembra quasi che sono cose che mi vengono di notte in questo momento, in questo periodo. E poi osservatore romano.